Questo è per te, Davide La Cerenza. Ho appena visto su internet che hai fatto un festino con 130 persone. Ma sei normale? Punto di domanda. In questo momento che ci sono ancora 500-600 morti al giorno, te ti permetti di fare queste cazzate? Ma sei normale? Punto di domanda ancora. Io penso che te dovresti farti un bel esame di coscienza e chiedere scusa a un po' di persone. Devi imparare a dare l'esempio, devi dare l'esempio a chi ti segue, vedendo che hai tante persone che ti seguono. Tra parentesi, una ero anche io, mi hai perso, te lo dico già. Ti avevo chiesto anche un video saluto qualche mese fa e tramite Andrea me l'hai fatto e per questo ti ringrazio anche. Però hai scappellato davvero, davvero, sto giro, hai scappellato completamente. Cioè siamo in una pandemia mondiale, perché è una cosa mondiale. Io ti parlo dalla Colombia in questo momento, anche noi siamo costretti a stare dentro casa e usare queste pugnette di mascherine tutto il giorno, hai capito? E te ti permetti di fare lo sburrone, eh? Il patacca, come si dice in Romagna, perché io sono mezzo romagnolo, hai capito? E a te ti chiamano anche il re di Milano, ma te secondo me hai battuto il cervello ultimamente. Tanto non si spiega altrimenti il tuo comportamento, hai capito? Te adesso dovresti farti un bel video chiedendo scusa a tutte le persone, uno che stanno ancora soffrendo, due tutte quelle che sono morte e tre a tutte le persone che in questa situazione stanno rinchiuse dentro casa e se la sbattono in dei buchi anche di 10 metri quadrati. Te fai il figo perché c'hai i soldi da buttare via, te ne sbatti il cazzo, no? Perché dici 400 euro che cazzo me ne frega della multa, no? Te le tue bottiglie di champagne te le devi infilare, te le devi schiaffare tutte nel culo, hai capito? Te lo dice il re del tartufo, hai capito chi è che te lo dice il re del tartufo? Impara a dare il buon esempio, non fare ste minchiate perché hai 50 anni, hai capito? Intanto ciao, spero che questo video diventi virale, non dico che diventi virale come quello del 2014 perché quello è leggenda, te ho voglia sciabolare, sciabola sta minchia!